Amici sportivi, immagini che vi giungono dallo stadio Gino Pistoni di Ivrea. Benvenuti alla 55esima edizione del campionato di primavera Team Trofeo Giacinto Facchetti. Si affrontano sul campo ivreino il Torino e l'Avellino. Siamo nella fase a gironi eliminatori, girone B. È tutto pronto dunque per l'inizio del match. Formazione di casa in completa, tenuta granata, maglia bianco-verde per l'Avellino. Passiamo subito alla lettura delle distinte. Partiamo dal Torino, che schiera Cucchietti tra i pali numero 1, numero 2 Ucadda, numero 3 Valerio, numero 4 Aguiletto, numero 5 Osei, numero 6 Buongiorno, numero 7 Berardi, numero 8 Rossetti, numero 9 Tobaldo, numero 10 D'Alena, numero 11 D'Ammacco. In panchina siedono il portiere di riserva Reinaudo, poi Benedetti col 13, Livoia 14, Cagnellutti col 15, 16 Luise, 17 Drovetti, 18 Ferrau, 19 Bortoletti, 20 Koukaugu, 21 Giusci, 23 Brajdic e 24 Gasci. Allenatore signor Federico Coppitelli. L'Avellino schiera tra i pali Yusufi con il numero 1, numero 2 Ferraro, numero 3 Cozzolino, numero 4 Bianchi, numero 5 Sgambati, numero 6 Rossi, numero 7 Pizzi, numero 8 Dragone, numero 9 Arciello, numero 10 Dattilio, numero 11 Lucignano. A disposizione vi sono Mazzone con il numero 12, Caporotundo 13, Esposito 14, Miranda 15, Russo 16, Bettinardi 17, 18 Esposito, 19 Todisco, numero 20 Bongiovanni. Allenatore signor Renato Cioffi. Chiamato a dirigere il match il signor Alessandro Meleleo della sezione di Casarano, assistito da Luca Cassarà della sezione di Cuneo e Mattia Massimino, anch'egli appartenente alla sezione di Cuneo. Parte da quest'oggi la caccia alla Roma, detentrice del trofeo. Dunque sta per iniziare questa partita che si gioca, ricordiamolo, allo stadio Gino Pistoni di Ivrea, che vede contrapposte Torino ed Avellino, match valido per la prima giornata del campionato di primavera Team Trofeo Giacinto Facchetti stagione sportiva 2016-2017 raggruppamento B. Nel corso di questa prima frazione l'Avellino attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Il calcio d'inizio è ad appannaggio della squadra del Torino. Si parte dunque da Macco all'indietro per un compagno, palla per il numero 2 Okada che si ferma. Sfera all'indietro per il compagno di reparto 6, ancora lo scambio con Ucadda affrontato dal numero 7 Pizzi, poi la sfera perviene tra i piedi di Cucchietti che con calma la dà sull'out di sinistra a Valerio. Ancora Torino in possesso palla, la squadra di Coppitelli in questi primissimi secondi di partita fa girare la sfera e l'Avellino resta in attesa. Ancora la manovra, la formazione granata, siamo sul versante di sinistra, avanza la squadra del Torino, lo slalom ottimo provato da un calciatore granata, la palla che si spegne sul fondo, ovviamente abbiamo ancora poca dimestichezza con i numeri di maglia, ci scuserete per qualche imprecisione, la cosiddetta chiamata. Si ripartirà dunque da una rimessa dal fondo per l'Avellino quando è già trascorso un minuto dall'inizio del match, la prima iniziativa del Torino, la palla conclusa dalla tre quarti si è spenta sul fondo. Ora prova a rispondere alla formazione campana, l'ultimo tocco è del numero 9 Arciello, rimessa laterale per la squadra del Torino, sarà Ucadda ad incaricarsi della battuta. L'appoggio all'indietro per il capitano Buongiorno, ancora Ucadda, palla portata in avanti, fa buona guardia la retroguardia dell'Avellino, ancora di testa Ucadda, intercetta per un attimo un calciatore del Torino, l'ultimo tocco è di un granata, trattasi nella circostanza di Berardi, la rimessa con le mani è ad appannaggio della squadra ospite. Pizzi lotta con Ferraro, prova D'Alena ad interrompere la trama dei biancoverdi, alla fine la rimessa laterale è per la formazione piemontese, ancora con Ucadda, il tocco di D'Ammacco, si lotta in un fazzoletto di campo, prova a venire via Arciello, lo scambio ravvicinato dai calciatori dell'Avellino, ancora Arciello, il cross in area, ha provato a colpire di testa
un calciatore biancoverde, ma se l'è cavata la retroguardia piemontese. Buoni ritmi sinora quando sono trascorsi due minuti dall'inizio del match. Di testa Ferraro, intervento ai limiti della regolarità da parte del numero 11 Granata D'Ammacco. Rimessa laterale ancora una volta d'appannaggio della squadra del Torino. Il tocco di Sgambati guadagna metri, la formazione arenata da Federico Coppitelli. Ancora Torino con Berardi, l'appoggio sulla destra per D'Ammacco, cross basso. Ancora Berardi che supera l'avversario, il suo tocco spazza l'aria, l'Avellino. Pallone allontanato, sfera intercettata da Pizzi che poi scambia con un compagno. Porta palla ancora l'Avellino, non riesce però ad evitare il faro laterale numero 8 Dragone, che si rammarica con se stesso. Sfuma l'opportunità per questa ripartenza campana. Il rilancio di Okada e senza troppi complimenti sparacchia in tribuna Carmine Sgambati, classe 1998. Rimessa laterale in favore del Torino, ancora Okada. Siamo quasi nei pressi della bandierina, si lotta, alla fine andano meglio i calciatori biancoverdi, ma il Torino insiste, la palla non è uscita, è buona, Okada, il cross di Okada, la sfera è facile presa per Yusufi che invita i propri compagni a risalire la corrente, si appresta al rinvio l'estremo difensore biancoverde. Il campionato Primavera Team è la più importante competizione calcistica giovanile organizzata e gestita dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A. Vi prendono parte le società le cui squadre maggiori sono iscritte ai campionati di Serie A e Serie B. Detentore del trofeo, come dicevamo in apertura di telecronaca, è la Roma, che lo scorso anno in finale ha battuto la Juventus allo stadio di Reggio Emilia. Ora il Torino in possesso palla con Osei, lo scambio nel cerchio di centrocampo, l'appoggio sulla sinistra per il numero 3 Valerio, la palla in profondità per Rossetti, non si intende Rossetti con il compagno, lascia scorrere la sfera Yusufi sul fondo ed è pronto nuovamente Ferhat Yusufi, classe 1999, a rilanciare la sfera. Si guarda intorno il portiere in maglia gialla. Dicevamo, questa sfida tra Torino ed Avellino ed una delle sette del girone B, composto da 14 squadre, 7 di Serie A e 7 di Serie B. Ecco il capitan Cozzolino che prova a difendere il pallone, deve guardarsi dall'aggressione di D'Ammacco. La sfera viene allontanata in faro laterale, Torino che rimane in zona d'attacco. Il campionato primavera si articola in tre fasi, siamo dunque nella stagione regolare, nei gironi cosiddetti eliminatori. Ci sono tre gironi A, B e C e le 42 società partecipanti sono divise appunto in tre raggruppamenti di 14 squadre. Al termine di questa fase le prime due società classificate di ogni girone accedono direttamente alla fase finale. Poi c'è un turno di qualificazione alla fase finale, vi accedono 8 società, le terze e quarte classificate di ciascun girone, le due migliori quinte che si affrontano in quarti di finale e semifinali. Le due società vincenti accedono alla fase finale. Fermiamoci un attimo, seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione concesso dal signor Meleleo della sezione di Casarano, designato a dirigere questo match che si tiene ad Ivrea. Parte la battuta del calcio piazzato, la palla in aria. Il gioco però è stato interrotto perché il direttore di gara ha evidentemente intravisto una scorrettezza nell'azione d'attacco del Torino ed ha segnato un calcio di punizione alla formazione dell'Avellino. Il gioco ancora interrotto, bisogna riprendere, tutto da rifare. Il passaggio di Yusufi al numero 2 Ferraro, il lancio lungo di Ferraro, l'intervento in chiusura di Buongiorno, contrasto tra avversari, va giù il numero 4 dell'Avellino Branchi, il direttore di gara assegna un calcio di punizione alla squadra biancoverde, anzi no, rimessa laterale,
non c'era stata nessuna scorrettezza, semplice rimessa laterale per l'Avellino. Riparte il Torino con Berardi che viene sgambettato, messo giù irregolarmente il numero 7 del Torino. Calcio di punizione per la squadra di casa che ha al seguito circa 100 sostenitori. Non si gioca a Torino ma in provincia ad Ivrea. Di testa Okada, quasi si scontra con l'avversario. Ancora D'Ammacco, insiste il Torino. Okada, palla in profondità, la respinta di Sgambati che ha letto bene la traiettoria del pallone. Poi c'è l'interruzione del gioco comandata dal signor Coppitelli che ha segnato un calcio di punizione all'Avellino tra le timide proteste del numero 10 D'Alena, che non era d'accordo con la decisione del direttore di gara di assegnare la massima sanzione all'Avellino. Ancora palla in profondità, duello spalla a spalla tra il numero 9 Tobaldo e Sgambati, alla meglio il difensore avellinese. Allontana palla l'Avellino che però è preda dei giocatori granata. Ancora Valerio, sempre Torino, messo giù, tutto regolare secondo il direttore di gara. Riparte l'Avellino, è in netto vantaggio Auriletto, il capitano, sul numero 7 Pizzi. Si avventura nel dribbling con qualche rischio il portiere Cucchietti. Okada sull'out di destra, sta spingendo molto il numero 2 Granata e sfera che termina in una zona di campo dove non ci sono maglie granata. È l'ottavo, 0-0 tra Torino ed Avellino, match valido per la prima giornata del campionato di primavera Team Trofeo Giacinto Facchetti, girone B. Si gioca ad Ivrea, rimessa ancora laterale per il Torino. Dicevamo, poi oltre ai gironi eliminatori, ossia la stagione regolare, il turno di qualificazione alla fase finale, c'è una fase finale, le otto squadre qualificate si affrontano in gara ad eliminazione diretta, quarti di finale, semifinali e finali. Ora c'è D'Attilio in possesso palla, D'Attilio prestato alla primavera dell'Avellino dalla prima squadra, poi vi elencheremo quali sono più o meno i criteri dettati per le fasce d'età e quali sono le eccezioni, quali sono i fuoriquota che possono prendere parte al campionato di primavera. Il rilancio dell'Avellino è una conclusione temeraria dalla distanza, sfera che è preda di Cucchietti, imposta la squadra granata che fa del settore giovanile un punto di forza, uno dei più prestigiosi in Italia, fucina di talenti negli anni passati. Ancora Torino, pallone non filtra, poi va a venire via il calciatore dell'Avellino, D'Attilio, che però viene fermato. Osei chiede palla, appoggia ancora per Okada che sta davvero tracciando un solco sul lato di destra. Ancora Okada che avanza, si porta quasi sul fondo, palla in mezzo, ha liberato Rossi ed ha spedito la palla in out. Era solo Rossi, però non si è fidato, ha preferito liberarsi immediatamente del pallone, non era circondato da avversari, non se ne è reso conto il numero 6 biancoverde. Palla ancora allontanata, ecco lo spiovente duello aereo che viene vinto da Buongiorno sull'avversario. Porta palla il Torino, la finta di Okada, davvero elemento interessante questo. Okada avanza, entra in area di rigore, ci prova con il destro, conclusione che non crea difficoltà di sorta ad Yusufi. La segnaliamo quella di Okada come la prima vera conclusione verso lo specchio della porta, che cade all'undicesimo del primo tempo. È pronto Yusufi al rilancio, ecco lo spiovente, palla preda, tanto per cambiare, ancora di Okada, lo scatto di D'Ammacco, Rossi gli sbaga la strada, è riuscito a tagliare la diagonale Rossi ed evitare che D'Ammacco si involasse in area di rigore
e si avvicinasse pericolosamente alla porta avversaria. Ma c'è un calcio d'angolo ora per il Torino, lo scambio ravvicinato tra D'Alena e Berardi. Ecco Berardi, il cross di Berardi, lo specchio che attraversa tutta l'area di rigore e il miracolo di Yusufi, occasionissima per il Torino, ma il gioco è stato fermato. Evidentemente è stato segnalato un nuovo fallo in attacco. Aveva compiuto una vera e propria prodezza Yusufi, oppure evidentemente sul cross di Berardi il pallone ha varcato la linea di fondo. Questa è la nostra interpretazione. Ecco perché c'è rimessa dal fondo, battuta dallo stesso Yusufi, che aveva colpito la sfera compiendo una vera e propria prodezza sul colpo di testa ravvicinato dell'avversario. Il gioco però è stato interrotto, azione da considerarsi nulla, rimane il balzo felino dell'estremo difensore avellinese che si è ben disimpegnato nella circostanza. Rimessa laterale ora per l'Avellino, se ne incarica il numero 2 Ferraro, lo scambio con il compagno, c'è cioè il tocco di Osei ad anticipare l'avversario, trattasi nella circostanza di Arcillo. Ancora Pizzi, lotta Pizzi, alle calcagna il numero 4 Riletto. Resta in zona d'attacco l'Avellino, rimessa laterale per i campani che ora provano a rendersi pericolosi. È il Torino che fa la partita. E le partite dei playoff vengono disputate in gara secca, le due vincitrici si aggiungono alle altre sei qualificate. La fase finale è interamente, quindi come dicevamo, ad eliminazione diretta e in gara unica. La squadra vincitrice è premiata con un trofeo simile alla Coppa Campioni d'Italia assegnata ai vincitori del campionato di Serie A, oltre al diritto alla partecipazione a Supercoppa Primavera e UEFA Youth League. Gioco fermo, calcio di punizione per l'Avellino, sul punto di battuta Guido D'Attilio, classe 1994, 22 anni fuori quota, proveniente dalla prima squadra dell'Avellino. Il suo cross non è un granché, respinge con facilità la difesa del Torino. Ottimo il gioco di gambe dei Granati, l'appoggio per Berardi che ha spazio, ma il numero 7 Granata viene fermato in offside, è scattata alla perfezione la trappola del fuorigioco. Calcio di punizione per l'Avellino con Ferraro quando sta per scoccare il quindicesimo del primo tempo, sempre 0-0 tra Torino ed Avellino qui ad Ivrea. Ecco Arcillo, ancora Arcillo, prova il cross al centro anticipato da un difensore Granata. Dragone, riparte il Torino, la cavalcata prorompente da parte di Rossetti. Ora D'Alena, viene fermato D'Alena. Osei all'indietro per Alessandro Buongiorno, che esce a rinviare il pallone che per un attimo è dell'Avellino. Riparte il Torino con D'Ammacco, c'è un po' di confusione. Ancora D'Ammacco, servito Berardi, prova il sinistro Berardi, la presa di Yusufi. La conclusione del numero 7 Granata, strappa applausi, attento all'estremo difensore dell'Avellino che per l'ennesima volta si appresta al rilancio. E il campionato primavera nasce dalla stagione 1962-63 in sostituzione del campionato cadetti dal 2006-2007. Il trofeo del campionato è intitolato al compianto Giacinto Facchetti. Ancora Avellino, c'è una buona opportunità per il numero 9 Arcillo, la conclusione totalmente errata, ben lontana dallo specchio della porta difesa da Cucchietti. Ci ha provato da lunga distanza Arcillo, la prima iniziativa di linea di nota dei biancoverdi. L'impostazione di Osei, palla per Okada che prova ancora a scattare sull'out di destra, viene fermato irregolarmente dall'avversario, richiamo verbale per il calciatore biancoverde, trattasi del numero 8 Dragone. Ancora Torino con Buongiorno, intercetta però l'Avellino e la buona ripartenza della formazione biancoverde che prova a distendersi. Occhio sotto porta, c'è offside
si ripartirà da un calcio di punizione per la squadra di casa. Comunque resta buona l'iniziativa, l'intraprendenza della formazione allenata da Cioffi. Ancora Avellino che prova a guadagnare metri in mezzo al campo. Ferraro, il cross morbido di Ferraro, sfiora di testa la palla Pizzi. La sfera è bloccata da Cucchietti, un po' indeciso sul rilancio. Invita i suoi con un eloquente cenno alla risalita. Di testa va a colpire il numero 8 Rossetti. Rimessa laterale per l'Avellino che sta tenendo bene il campo e dà l'impressione di poter crescere di minuto in minuto. Buongiorno. Occada. Ancora lo scambio con il compagno. Cambia gioco Buongiorno verso l'out di sinistra. Ancora Torino. Avanza la squadra granata, palla in aria, c'è una deviazione di un calciatore dell'Avellino, sarà calcio d'angolo per il Torino quando siamo giunti al 18° del primo tempo. Ultimo tocco, se non andiamo errati, era stato di Dragone. Calcio d'angolo la squadra granata. Dalla bandierina ci va D'Alena, Antonio D'Alena, classe 1998. Tutto pronto per la battuta del corner, raccomandazione del direttore di gara, palla in aria e la conclusione, la parata sotto misura di Yusufi sul colpo di testa dell'avversario, altra potenza del portiere dell'Avellino. Insiste però il Teruino, partito con lo scampato per la formazione campana, Berardi, la conclusione di sinistro e palla alta, la rabbia di Yusufi all'indirizzo dei compagni che ha compiuto una doppia prodezza sulla doppia conclusione ravvicinata dei calciatori del Torino. L'estremo difensore biancoverde è riuscito a mantenere la porta inviolata. Poi c'è stata la conclusione di Berardi sullo spiovente, palla alta, e si ripartirà da una rimessa dal fondo. Occasione Toro al 18° del primo tempo. Ha rischiato grosso stavolta l'Avellino, ancora Berardi. Arriva sul pallone Ferraro, sempre l'Avellino, D'Attilio, perde palla D'Attilio, accerchiato dai calciatori granata, ancora Torino, la rincorsa di Sgambati che dà vita a un duello in velocità con l'avversario, alla fine è il calciatore Berardi a commettere fallo su Sgambati, calcio di punizione per l'Avellino. Si rialza Berardi che ha qualcosa da ridire al direttore di gara, piazzato per la formazione biancoverde. Ecco la battuta del calcio di punizione. Dragone, palla per D'Attilio che si lascia soffiare la sfera dagli avversari. Berardi, lo scambio, i tocchi dei calciatori granata. Ora agisce sulla destra il numero 11 D'Ammacco, ancora D'Ammacco, rientra, prova a servire l'avversario, una serie di rimpalli, alla fine mette tutti d'accordo Branchi, non riesce Pizzi a servire D'Attilio, avanza Berardi, occhio a Berardi, D'Ammacco, D'Ammacco, gioco di gambe, il destro di D'Ammacco e palla al lato, si è disteso Yusufi. La sfera comunque non avrebbe centrato lo specchio della porta. Altra conclusione del Torino all'indirizzo di Yusufi, stavolta ci ha provato D'Ammacco. Veloce scambio di piedi sinistro-destro. Il radente del numero 11 piemontese non è finito molto al di là del palo destro della porta difesa da Yusufi. Altra interruzione, 21° del primo tempo. Per ciò che riguarda le occasioni create, sicuramente più Torino che Avellino. Calcio di punizione dunque per l'Avellino, la battuta a Sgambati, lancio in avanti, sfera alle parti di Occada che va subito a rilancio di destro. Rincorre la sfera il numero 5 Sgambati.
Il gioco però è stato interrotto dal direttore di gara, che ricordiamo è il signor Meleo della sezione di Casarano, rimessa laterale per il Torino. Ancora Uccada, il cross di Uccada basso, evita il calcio d'angolo Ferraro, ultimo tocco di un calciatore del Torino, rimessa laterale per la formazione biancoverde. Colpo di testa di Uccada, c'era stato il tocco di Rossetti, prova nuovamente a distendersi l'Avellino, tentativo vano, Rossetti interrompe l'avanzata campana. È in aria il calciatore del Torino, attenzione, il signor Meleo va ad ammonire per simulazione Tobaldo. Calcio di punizione per l'Avellino, dunque Tobaldo è il primo a finire nell'elenco dei cattivi. Il direttore di gara ne ha punito la simulazione, calcio di punizione per la squadra irpina. Dicevamo, dalla stagione 2012-2013 sono state introdotte limitazioni relative all'età anagrafica dei calciatori in rosa. Possono partecipare elementi che hanno anagraficamente compiuto il quindicesimo anno di età e che nell'anno in cui inizia la stagione sportiva non hanno compiuto il diciannovesimo anno. Osserviamo però questa avanzata del Torino, va giù ancora un calciatore granata e stavolta il fallo è stato commesso su Berardi e stavolta il calcio di rigore viene assegnato. Protestano i calciatori biancoverdi, il signor Meleo è inamovibile. Calcio di rigore al 24esimo del primo tempo in favore del Torino per atterramento ai danni di Berardi, dovrebbe essere lo stesso Berardi a calciare dal dischetto, dunque l'opportunità per la formazione di casa di sbloccare lo 0-0, sì, è proprio Berardi ad andare alla battuta. Duello con Yusufi, si attende il fischio del direttore di gara. Il movimento di Berardi, va a calciare di sinistro e centra la porta per 1-0 del Torino, dunque Torino in vantaggio al 25esimo del primo tempo con Filippo Berardi, che ha trasformato il calcio di rigore concesso dal signor Meleo per atterramento dello stesso Berardi. Dunque il Torino sblocca il risultato, l'Avellino è sotto di un gol al 25esimo del primo tempo, 1-0 dunque per il Toro. Filippo Berardi su calcio di rigore, nulla da fare per Yusufi che è stato spiazzato dal preciso rasoterra del numero 7. Ora deve reagire l'Avellino, vedremo quale sarà l'entità della reazione della formazione di Cioffi, che ora è sotto di un gol e deve rimontare. Giù ancora Berardi, calcio di punizione per il Torino, richiamo verbale per il numero 4 Branchi, che senza complimenti ha travolto l'autore del gol che sta regalando la vittoria al Torino. Ancora gioco interrotto, calcio di punizione per il team granata, chiede palla il numero 5 Osei, occorre rispettare la distanza, c'è D'Alena sul punto di battuta, due gli uomini nella mini barriera sistemata da Yusufi, trattasi di Dragone e Arciello, si allontanano i due, occorre rispettare la distanza regolamentare. È pronto D'Alena alla battuta, lo spiovente in area di rigore, spazza l'area all'Avellino, prova a ripartire il numero 9 Arcillo, ma è circondato da troppi avversari e fatalmente finisce col perdere il pallone, favorendo la ripartenza granata. Ancora Rossetti, recupera il pallone Rossetti, si accontenta del calcio d'angolo il numero 8 del Torino, ha sortito il corner, la sua buona iniziativa. Ancora tiro dalla bandierina, si incarica della battuta D'Alena, parte il numero 10 del Torino, palla ancora respinta, ci pare da Ferraro, rilancio di Iosei,
La sfera che torna a D'Alena, guadagna qualche metro D'Alena, prova la conclusione direttamente sul primo palo, fa buona guardia Yusufi che è attento e non si lascia sorprendere. Il rilancio del portiere dell'Avellino. Lottano il numero 8 Dragone e Okada, che con Messier riesce a liberarsi dell'avversario. Poi la sfera termina in tribuna. Le indicazioni di Coppitelli ai suoi ragazzi. Entrambi i tecnici stanno seguendo il match all'impiedi. Si lamenta Cioffi per la perdita di tempo nel recupero del pallone. Rilancio di Okada con le mani, il buon gioco di gambe di Dammaco, lo scambio con Tobaldo, non si intendono i due. Riecco l'Avellino con Arciello, portapalla Arciello, appoggio sulla sinistra per il compagno, trattasi del numero 8 Dragone, ha intercettato però la sfera la formazione granata. Ancora Osei che va all'impostazione, ancora Torino, lo scambio da Tobaldo e Dammaco. La sfera per il numero 11 che prova a cercare di far male in area di rigore. La sua incursione non ha sortito gli effetti sperati. Non è riuscito nel controllo del pallone Dammaco. Se l'è cavato l'Avellino. E Yusufi può andare nuovamente alla rimessa dal fondo. 29esimo, sta per scoccare la mezz'ora. Torino 1, Avellino 0, decide il calcio di rigore trasformato da Filippo Berardi al 25esimo di questa prima frazione di gioco. E nelle partite dei gironi eliminatori è consentito l'impiego di un calciatore fuori quota non soggetto ad alcun limite di età e due calciatori fuori quota che non abbiano compiuto il 20esimo anno di età nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva. Intanto è rimasto giù un calciatore del Torino, vediamo di chi si tratta, è necessario l'intervento dei sanitari della formazione granata. E nella successiva fase a eliminazione diretta possono essere impiegati tre calciatori fuori quota che non abbiano compiuto il 20esimo anno di età nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva. Sino alla stagione sportiva 1968-69 venivano premiati due squadre, una per la Serie A e una per la Serie B. Dal 1969-70 è invece prevista un'unica società campione. È rimasto infortunato proprio Berardi, l'autore del gol che sta decidendo il match. Calcio di punizione per il Torino, la squadra di casa è momentaneamente in 10. Berardi attende l'autorizzazione del direttore di gara per poter rientrare e ristabilire la parità numerica. Altra interruzione, gioco molto spezzettato in questa fase del primo tempo. Le spiegazioni di Cozzolino all'indirizzo del direttore di gara che viene invitato ad allontanarsi. Calcio di punizione per la squadra piemontese, sul punto di battuta è proprio Berardi che è rientrato in campo dopo che era stato soccorso dai sanitari a causa di un duro colpo ricevuto da un avversario. Sarà Berardi a battere il calcio di punizione dalla destra. Il direttore di gara invita i calciatori dell'Avellino in barriera a rispettare la distanza regolamentare, 31esimo del primo tempo. Berardi si appresta a battere il calcio di punizione. Usuale saltello del numero 7 Granata. Ecco la traiettoria arcuata di Berardi, non è granché. La conclusione, intanto stanno per combinare un pasticcio difensori dell'Avellino, effetto flipper, poi alla fine l'ultimo tocco di un calciatore Granata, si arrabbia Yusufi con i suoi compagni, rei di essere poco reattivi nella circostanza. Rimessa dal fondo per la squadra ospite che è sotto di un gol. 32esimo, Torino 1 Avellino 0.
ed è un campionato primavera che sta per, come dire, essere interessato da una rivoluzione che partirà integralmente dalla prossima stagione agonistica, anche se già da quest'anno è stata introdotta qualche novità. Dicevamo che la vera rivoluzione avverrà dal 2017-2018, quando ci sarà una Serie A ed una Serie B di categoria. La commissione tecnica si è infatti pronunciata all'unanimità a favore della riforma, con una ratifica formale in assemblea, e sin da ora qualcosa cambierà. Ricordiamo che la stagione parte il 10 di settembre, si chiuderà a metà maggio, poi ci saranno le Final Eight dal 4 all'11 giugno. Più in là esplicheremo per sommi capi cosa ci sarà, cosa bolle in pentola per, in vista del prossimo anno. Intanto calcio d'angolo per l'Avellino, che per la prima volta da quando è passata in svantaggio si riaffaccia dalle parti di Cucchietti. Parte il tiro d'angolo, lo spiava in tenaia, sotto misura, di testa, va a colpire, ci sembra sgambati, palla di poco al lato, Avellino vicinissima al pareggio, di testa indisturbato, ha colpito sgambati e di un soffio non ha centrato lo specchio della porta. 36esimo, l'Avellino ha l'opportunità, ha avuto l'opportunità per riportarsi in parità, davvero un peccato. Azione che è nata dagli sviluppi di un corner. Ancora Avellino, la conclusione di poco alta. La squadra ospite, rinvigorita, ringalluzzita dall'occasione precedente, ha provato nel giro di pochi secondi a colpire per la seconda volta. Nulla di fatto anche in questa circostanza. Okada non riesce nel controllo. Ci riprova l'Avellino con Dragone, l'appoggio per il numero 4 Branchi, l'Avellino prova a schiacciare, ora il Torino, altro corner per la formazione campana, si predispone la difesa torinista, altro calcio d'angolo, palla gittata fuori dall'area di rigore, allontana definitivamente il Torino, prova ad alimentare l'azione per i suoi, Cozzolino, una serie di passaggi, la regnatela tessuta dai calciatori granata, perde palla Osei, prova ad infolarsi Arciello che però si è defilato, ancora palla per Arciello che non arriva però sul pallone, non è riuscito il numero 9 a raccogliere l'invito del compagno. Riparte il Torino con Berardi, il quale ha le calcagna Dragone, ancora Berardi si ferma, temporeggia, attende rinforzi, prova a servire sul lato di destra il numero 11 Dammacco che entra in aria, ancora Dammacco sotto misura, il tocco di Tobaldo in corsa e palla alta, c'è stato un tocco di un calciatore biancoverde, è stato anticipato Tobaldo a nostro avviso in maniera provvidenziale, calcio d'angolo per il Torino. Sarebbero stati guai seri se Tobaldo fosse pervenuto sul pallone. Avellino si salva dal 2-0 dopo che qualche minuto fa, in un paio di circostanze, è andata vicino al gol dell'1-1. Tiro d'angolo stavolta per il Torino. Anticipato Tobaldo sul cross insidioso di Dammacco dalla destra. Ancora calcio d'angolo dunque per la formazione piemontese. Il cross in aria, sfera che attraversa tutta l'area di rigore. Ora siamo nella metà campo dell'Avellino, la sventagliata di Osei è in fuorigioco, un calciatore del Torino. Riparte l'Avellino con Ferraro, 37esimo del primo tempo, 1-0 per il Torino. Ora Dragone, appoggio all'indietro per il numero 5 Sgambati, cambia gioco sul versante di destra per D'Attilio. Ancora D'Attilio che, facendo ovviamente le dovute proporzioni, cerca di mettere a disposizione
dei suoi quel minimo di esperienza acquisito in prima squadra. Intanto c'è una munizione per un calciatore dell'Avellino, parità nel conto dei gialli, dovrebbe essere, anzi no, il secondo giallo per un calciatore dell'Avellino. Siamo 2-1 per la squadra campana per ciò che riguarda il computo delle ammonizioni. Dragone dovrebbe essere stato ammonito, 38esimo del primo tempo, 1-0 per il Torino. La battuta di Iosei, la spizzata di Berardi, c'è Yusufi sul pallone, non ha ricevuto la necessaria assistenza Berardi. Riparte l'Avellino con Sgambati, in posta Sgambati, pallone per D'Attilio, prova a servire sul corridoio di destra il numero 2 Ferraro, avanza Ferraro, siamo nei pressi della linea laterale, il cross di Ferraro non male, la sfera che però attraversa tutta l'area di rigore e si perde in fallo laterale. Il cross alla destra di Ferraro. Avellino, se non altro, palesa una buona personalità a cospetto di un avversario che comunque ha fatto la storia del settore giovanile italiano. Tra l'altro è la società che vanta la conquista di più titoli nazionali di primavera, ben 9, e dunque Torino che ha caccia dello scudetto della Stella. Tobaldo, il lancio subitaneo di D'Alena, lascia scorrere D'Amaco, avanza Valerio, il cross di Valerio, l'appoggio di Ferraro che non riesce in verità al portiere, era pressato a Ferraro, non ha avuto la serenità necessaria per servire Yusufi. Rimessa per il Torino, ancora D'Amaco, mobilissimo, viene fermato da Sgambati, ancora D'Amaco, Oukadda, pallone rasoterra, sfera allontanata, Osei, Oukadda, insiste la squadra di casa, la respinta di punti di Yusufi, di pugni di Yusufi, ora c'è la ripartenza biancoverde con D'Attilio, si ferma D'Attilio, temporeggia saggiamente, aveva capito di non fare molta strada qualora avesse cercato di avanzare, ancora D'Attilio, lo scambio ravvicinato dei calciatori biancoverde, la conclusione di Pizzi che viene respinta da un avversario, Murato Pizzi, ora Berardi, l'altro numero 7. Rosetti, porta palla Rosetti, si sistema lì dietro l'Avellino, Risetti, la conclusione debole, innocua, nessun problema per Yusufi, rilancio di Yusufi, pallone per il numero 9 Arciello, ancora Arciello, vuole liberare il destro, non riesce il dribbling all'attaccante biancoverde, ma l'Avellino che insiste, il cross non riesce, ancora D'Attilio che va a riprendersi il pallone, e palla troppo lunga per Pizzi, Cucchietti con calma a guadagnare minuti preziosi, ci si avvia alla fine della prima frazione di gioco, Torino 1 Avellino 0, la rete siglata da Filippo Berardi al 25esimo sul calcio di rigore sta facendo pendere l'ago della bilancia dalle parti della formazione granata. Prova a ripartire l'Avellino con D'Attilio che lotta nei pressi della linea del faro laterale, perde palla, era cerchiato D'Attilio, ancora il Torino, D'Amaco, ecco proporsi il numero 10 D'Alena, ancora D'Alena, il cross di destro per Berardi, D'Amaco viene fermato da Rossi, pulito l'intervento del numero 6 biancoverde.
Ora c'è Buongiorno. D'Alena. Palla per Tobaldo nella morsa avversaria. Rimessa laterale per il Torino. La retroguardia biancoverde ha spazzato l'aria in maniera oratoriale. Ora il gioco è interrotto. Giornata soleggiata qui ad Ivrea. Occorre un altro pallone, non ci sono raccattapalle, non ci sono inservienti nella tribuna che è di fronte alla nostra postazione. Intanto si profila un primo cambio per l'Avellino, sta per entrare Mario Russo al posto di Pizzi al 43esimo del primo tempo, dunque primo cambio riteniamo forzato per Cioffi. Mario Russo con la maglia numero 16 subentra Pizzi. Qualche manciata di minuti di primo tempo per lui, poi si profila per il numero 16 in tutta la ripresa, qualora ovviamente non dovesse essere a sua volta sostituito da un altro elemento. E dunque esordio nel campionato di primavera anche per il numero 16, Mario Russo. Occada al rilancio. Svetta di testa Sgambati. Ancora ad Attilio. Portapala ad Attilio. Appoggio per Dragone, troppo precipitoso nel passaggio. Il movimento di D'Alena intercetta Dragone, che poi rilancia in avanti, la sfera che salza a campanile. Ousei ripiega verso Cucchietti, il rilancio all'estremo difensore Granata, di testa va a colpire Ferraro, rimessa laterale per il Torino, ma dovrebbe essere stato chiamato un fuorigioco di rientro. Calcio di punizione per l'Avellino. C'è stata la segnalazione dell'assistente di destra, del signor Meleleo. Ricordiamo, gli assistenti sono il signor Luca Cassarà e Mattia Massimino, entrambi appartenenti alla sezione di Cuneo. Calcio di punizione dunque per l'Avellino quando siamo nelle battute finali della prima frazione di gioco. Ritmi tutto sommato accettabili. Le squadre sul piano della corsa non si sono certo risparmiate. Al di là del calcio di rigore trasformato, sicuramente è stato il Torino a rendersi più pericoloso rispetto all'Avellino. Calcio di punizione per la formazione di casa, il fallo di Dragone, alza le mani il centrocampista biancoverde quasi a ribadire la propria innocenza, ma il calcio di punizione ha segnato sempre giù Berardi. Richiamo verbale per Arciello. Ha rischiato il giallo, attaccante biancoverde. Calcio di punizione per il Torino, palla ancora in area. Si lotta in area di rigore, alla fine il gioco viene interrotto per un fallo in zona d'attacco. Calcio di punizione subito battuto dai calciatori dell'Avellino. E c'è il duplice fischio del signor Meleleo che decreta la sospensione delle ostilità. Finisce il primo tempo che vede il Torino in vantaggio qui ad Ivrea per una rete a zero sull'Avellino grazie al gol messo a segno da Filippo Berardi su calcio di rigore al 25esimo del primo tempo. Amici sportivi, immagini ancora dallo stadio di Ivrea, sta per iniziare il secondo tempo della partita Torino-Avellino, match valido per la prima giornata del campionato Primavera Team Trofeo Giacinto Facchetti.
siamo al campo Pistoni di Ivrea. Il primo tempo si è chiuso con il Torino in vantaggio per 1-0. Decide il calcio di rigore messo a segno da Filippo Berardi al 25esimo del primo tempo. Passiamo subito alla rilettura delle distinte. Partiamo dal Torino, squadra padrona di casa, che schiera Cucchietti tra i pali, numero 1, numero 2 Occada, numero 3 Valerio, numero 4 Aguiletto, numero 5 Osei, numero 6 Buongiorno, numero 7 Berardi, numero 8 Rossetti, numero 9 Tobaldo, 10 D'Alena, 11 D'Ammacco. In panchina vi sono Reinaudo, portiere di riserva, maglia numero 12, Benedetti, 13 Voira, 14 Carnielutti, 15, 16 Luise, 17 Drovetti, 18 Ferrau, 19 Bartoletti, 20 Cau, 11 Diuci, 23 Brailic, 24 Gasci, allenatore signor Federico Coppitelli. L'Avellino risponde con Yusufi tra i pali, numero 1, numero 2 Ferraro, 3 Cozzolino, 4 Branchi, 5 Sgambati, 6 Rossi, il 7 Rapizzi, è stato sostituito al 43esimo del primo tempo da numero 16 Mario Russo, poi 8 Dragone, 9 Arcello, 10 D'Attilio, 11 Luciniano. In panchino sedono il numero 12 Mazzone, il numero 13 Caporotundo, il 14 Esposito, il 15 Miranda, il 17 Bettinardi, il 18 Giuseppe Esposito, il 19 Todisco, 20 Bongiovanni. Allenatore signor Renato Cioffi. Dirige il match il signor Alessandro Meleleo della sezione di Casarano, assistito dai signori Luca Cassarà della sezione di Cuneo e Mattia Massimino, anch'egli appartenente alla sezione di Cuneo. Dunque, dicevamo, prima giornata del campionato team trofeo Giacinto Facchetti, girone B, si gioca allo stadio Pistoni di Ivrea. L'Avellino nel corso di questo secondo tempo attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Siamo al secondo minuto di gioco della ripresa, avanza il Torino che, ricordiamo, è in vantaggio per 1-0. Occhio all'avanzata del numero 11 D'Ammacco, la conclusione viene smorzata, blocca a terra Yusufi che nel corso del primo tempo in qualche circostanza si è ben disimpegnato, nulla ha potuto sul perfetto calcio di rigore di Berardi, e possiamo dire che senza ombra di dubbio sino a questo momento il migliore in campo per ciò che riguarda la formazione dell'Avellino. Tra le fila del Torino ci ha ben impressionato il numero 2 Occada. Si porta in avanti la squadra avellinese, calcio d'angolo per il team campano, nucleo di calciatori in area di rigore, si attende il tiro dalla bandierina, riceve palla a Cozzolino, Osei con calma rilancia in avanti, l'anticipo ottimo da parte di Ferraro che ha interrotto l'avanzata dell'avversario, rimessa in zona d'attacco, battuto da D'Attilio, uno dei fuori quota proveniente dalla prima squadra. Ora Rossetti, attaccato proprio da D'Attilio, la palla che filtra, aggressivo l'Avellino in questi primissimi minuti di ripresa. Ora avanza il Torino con Berardi, lo scambio con D'Ammacco, non si intendono i due. Prova a ripartire l'Avellino, c'è una serie di rimpalli, allontana Ferraro, rimessa laterale per la squadra del Torino, con le mani ci va Valerio, ancora Berardi, anzi no, trattasi di Tobaldo, palla allontanata, le indicazioni dei due allenatori. C'era dunque, c'è in atto una mini rivoluzione per il campionato di primavera, sin da ora qualcosa cambia, restano, seguiamo gli sviluppi di questa azione, poi riprenderemo il discorso.
guadagna un calcio d'angolo il Torino. L'ultimo tocco è di Cozzolino, astuto Berardi a fargli carambolare il pallone addosso. Si sbraccia Cioffi in panchina. Ecco, tiro d'angolo nella formazione granata, palla sul primo palo, pallone per un attimo è rimasto nell'area piccola, brivido per l'Avellino, ma insiste la squadra granata. Palla all'indietro per Valerio, appoggio per Uccada, alza la testa Uccada, il traversone di Shadio Uccada. Ci prova il numero 10 D'Alena di destro, murato il break bianco-verde con D'Attilio. Intervento in spaccata efficace di Uccada. Ancora Avellino, una serie di errori sia da una parte che dall'altra. Dicevamo il cambiamento che parte già da quest'anno anticamera della rivoluzione che sarà attuata a partire dalla prossima stagione. Avanzata granata, è riuscito ad evitare il calcio d'angolo Yusufi, sarà disteso in ripiegamento difensivo Ferraro. Bravo l'Avellino ad evitare un altro calcio d'angolo in favore degli avversari. Restano i tre gironi da 14 squadre, ma ci sarà un rimescolamento che uniformerà il livello dei tre gruppi via il criterio geografico, farà fede solo quello sportivo, in particolare il ranking con i risultati delle ultime 5 stagioni. Gironi più interessanti, per esempio, da una simulazione il Milan con la Roma, la Juve col Torino, l'Inter col Palermo, e una stagione, quella prossima, che appunto sarà propedeutica al cambiamento. Nel 2017-2018 nasceranno la Primavera 1 e la Primavera 2. Nella prima categoria, in un girone unico, ci saranno le 16 migliori squadre, le prime 4 classificate di ciascun girone del campionato 2016-2017, altre 4 determinate dal ranking degli ultimi 5 anni. D'Attilio non si intende con il compagno, il Torino avanza con Berardi, porta palla a Berardi, l'appoggio per il compagno D'Ammacco, il cross di D'Ammacco, palla respinta, altra respinta, alimenta l'azione piemontese Uccada. Intervento in spaccata di Ferraro. Gioco interrotto, calcio di punizione per l'Avellino che può respirare. Siamo al terzo del primo tempo. 1-0 per il Torino. C'è un altro cambio, stavolta per i padroni di casa. Esce Osei. Al suo posto il numero 19 Bortoletti, al quarto della ripresa. Bortoletti al posto di Osei. Primo cambio anche tra le fila granata. Non ci dovrebbero essere stati avvicendamenti nell'intervallo. Cucchietti alla presa del pallone, appoggio ravvicinato per Buongiorno, avanza il Torino col numero 4 Auriletto, primo pallone per Bortoletti, D'Alena, cambia gioco a beneficio di Valerio, ha un po' di campo davanti a sé Valerio, il cross raso terra, la conclusione vincente del Torino, stavolta non ci pare esente da colpe Yusufi, vediamo di chi si tratta. 2-0 del Torino al sesto della ripresa, raddoppia la squadra granata. Berardi, doppietta di Berardi, è stato Berardi a trovare il corridoio vincente per beffare Yusufi dalla media distanza, dunque doppietta di Berardi.
prime due reti in campionato per il numero 7 del Torino e siamo ora sul 2-0. Si complica la faccenda per la squadra di Cioffi. Perde palla, ancora Lavellino, stralunata dal gol del Torino, alla seconda rete granata. Altra conclusione, stavolta Yusuf è bravo a non farsi sorprendere sul primo palo, sulla conclusione di Dammacco. Momento di sbandamento per la formazione di Cioffi, prova ad approfittarne il Torino per chiudere definitivamente la contesa. Calcio d'angolo per la squadra granata, vicina alla terza segnatura con Dammacco. Ma c'è stata l'assegnazione di un calcio di rigore in favore del Torino, secondo penalty di giornata, stavolta è Dammacco. C'è l'opportunità per i torinisti di portarsi sul 3-0 ed è un cecchino dal dischetto anche Dammacco. Dopo due minuti il Torino trova anche la terza rete con Gaetano Dammacco, classe 1998. Inizio di ripresa da incubo per la squadra campana, che nel giro di pochi minuti ha subito due reti. Ora siamo sul 3-0. Per portare a casa un risultato utile c'è davvero una montagna da scalare. Eppure non aveva iniziato male Lavellino la ripresa. L'1-2 granata che va ad assommarsi al gol del primo tempo di Berardi sul calcio di rigore rende le cose maledettamente complicate. Comunque c'è ancora del tempo per provare, se non altro, a limitare i danni e cercare di ammorbidire, se non altro, il punteggio. Vedremo cosa accadrà in poco più di mezz'ora da disputare. Lavellino fa parte del girone B insieme con l'Ascoli, il Bari, il Benevento, il Carpi, il Chievo, il Cittadella, l'Empoli, la Juventus, il Pescara, la Pro Vercelli, il Sassuolo, il Torino e l'Udinese. Un girone composto da 14 squadre, diciamo 7 di Serie A e 7 di Serie B. Altro cambio per il Torino: entra il numero 23 Bradichi, intanto Esposito, Giuseppe Esposito per Lavellino, fa il suo ingresso in campo, secondo cambio per la squadra avellinese. Ora calcio di punizione per la formazione campana, che deve provare, se non altro, ad accorciare le distanze per ridare un po' di sale a questa partita che il Torino ha messo in cassaforte. Rimessa dal fondo per la squadra granata, che dunque è in vantaggio per 3-0. Rimessa per Cucchietti. Il programma della prima giornata di campionato prevede Bari-Ascoli, Carpi-Provercelli, Cittadella-Benevento, Empoli-Chievo, Sassuolo-Pescara, Torino-Avellino, Udinese-Juventus, che è l'anticipo di questa giornata e che è terminato 0-0. La Juventus è stata fermata dai friulani, Juventus che lo scorso anno ha perso la finale del campionato contro la Roma di De Rossi Senior e che ha cominciato il campionato con uno 0-0 in casa dell'Udinese. Ancora Torino, ancora Okada, il cross di Okada, la palla respinta di destro da Sgambati. Ci sono ancora delle perdite di tempo per quanto riguarda il recupero della sfera, non ci sono, come potete notare, raccattapalle a bordo campo, si ritarda nella consegna del pallone.
altro corner per la formazione granata, la punta di Sgambati a fermare Bortoletti. Tiro dalla bandierina per i granata. Nel prossimo turno l'Avellino ha aperto la sega, riceve Gallempoli in casa, il Torino andrà a far visita al Chievo. Colpo di testa in piena area di rigore, s'adagia Yusufi e blocca a terra. Colpo di testa preciso ma debole, ha avuto vita facile l'estremo difensore dell'Avellino. Ed ora Giuseppe Esposito, conclusione temeraria, senza troppe pretese la sua. Un'altra rimessa dal fondo per la formazione granata. Prossimo turno Ascoli Udinese, Avellino Empoli, Benevento Sassuolo, Chievo Torino, Juventus Bari, Pescara Carpi e Provercelli Cittadella. Dunque per l'Avellino si profila anche un derby con il Benevento e l'altrettanto prestigiosa sfida con la Juventus. Riparte il Torino, Berardi il tocco, la palla che s'alza, riesce a mantenerla in campo, anzi no, Bortoletti, rimessa laterale per l'Avellino, tredicesimo della ripresa, Torino 3, Avellino 0. La rete di Berardi sul calcio di rigore nel primo tempo al 25esimo, il raddoppio dello stesso Berardi che sta avanzando ancora. Numero 7 fa il bello e il cattivo tempo, la conclusione di sinistro, la respinta di Yusufi che ha negato la tripletta personale a Berardi. Lo slalom del numero 7 granata che ha creato scompiglio tra le maglie dell'Avellino. Il fendente di sinistro, attento Yusufi, sicuramente il migliore in campo di Isola a dispetto delle tre reti incassate, di cui due ricordiamolo sul calcio di rigore. Forse, ecco, poteva fare qualcosa di più sul tiro di Berardi che ha portato il Torino sul 2-0. Ancora Torino, con l'onore delle armi l'Avellino, lotta da gladiatore, Corsolino messo giù, calcio di punizione per l'Avellino, capitano Gennaro Corsolino. Classe 1998, D'Attilio lo scambio con Maglio Russo che prova la piroetta, palla in aria respinta, avanza la formazione granata, forte del triplo vantaggio finora conseguito. Tobaldo, Berardi, rincorso da Branco, si allarga Berardi, alza la testa, il cross in piena aria, non ci arriva sulla sfera il numero 23 Braidish. Rimessa dal fondo per l'Avellino. Yusufi a rilancio, palla nel cerchio di centrocampo. Una serie di rimpalli, alla fine a subire fallo è il numero 18 Giuseppe Esposito, calcio di punizione per la formazione irpina che avanza sull'auto di sinistra, va a farsi largo Esposito, il tocco di Auriletto in calcio d'angolo, buona iniziativa di Esposito che ha accelerato in maniera improvvisa, ha toccato però la sfera Auriletto e ha spedito il pallone in calcio d'angolo. Ci riprova l'Avellino a caccia del gol del punto della bandiera. Altro corner per la squadra biancoverde che disputerà le partite interne allo stadio di Prato alla Serra. Ecco la battuta del calcio d'angolo, sabato prossimo riceverà l'Empoli, si lotta energicamente, non ritiene di intervenire
il signor Meleleo. Altro cambio tra le fila velinesi, sta per entrare in campo Emanuele Caporotundo, maglia numero 13. Vediamo al posto di chi. Al posto ci sembra di Dattidio, che abbandona la scena. Guido Dattidio ha provato a prendere per mano i suoi, ha fatto quello che ha potuto Dattidio, prestato dalla prima squadra, la formazione primavera, già che il regolamento lo consente. Ancora Torino, azione granata che gioca sul velluto, risultato ampiamente in cassaforte. Si profila per il team piemontese la prima vittoria nella stagione regolare, questa giornata di apertura della, ricordiamolo, 55esima edizione del campionato primavera team. Ancora Braidish, lo scambio in profondità per il numero 9 Tobaldo, appoggio indietro per Berardi, il cross di Berardi, rincorre il pallone il numero 2 Ferraro, che la ricaccia a sua volta in avanti, ma ancora Torino in possesso palla, circolazione della sfera per il team torinista. Ancora Torino, Valerio, lo stop di petto da parte di Buongiorno, palla ancora per Valerio, ancora il numero 3 allo scambio con i compagni, allontana il pallone un calciatore biancoverde, prova un improbabile controllo il numero 18 Giuseppe Esposito, alla fine la rimessa con le mani è in favore dei padroni di casa con il numero 3 Valerio. Braidish, palla ancora rilanciata nella metà campo torinista, Auriletto, Occada, ancora Occada, Valerio si limita all'amministrazione, a far trascorrere i minuti la formazione granata. Avellino ha difficoltà a ripartire, calcio di punizione per i locali, animato colloquio faccia a faccia tra Berardi e il direttore di gara, si allontana Berardi dal punto di battuta, sarà D'Alena ad incaricarsi di battere il calcio di punizione. Le indicazioni di Yusufi ai due uomini piazzati in barriera, si guarda attorno D'Alena, parte il numero 10 granata, palla in aria, la sfera respinta che preda di Bortoletti, ancora Bortoletti, il cross di Bortoletti sul secondo palo, era appostato il numero 6 Buongiorno, disturbato nell'inzuccata. Si riaffaccia la Velino nella metà campo avversaria, nulla da fare nemmeno stavolta. Auriletto con calma, all'indietro per Cucchietti. 19esimo, ancora Valerio, Buongiorno, prova il pressing il numero 8 Dragone. Braidish fermato nell'incursione. Ancora Avellino, Dragone, messa laterale Irpina, Caporotundo, Maio Russo, Caporotundo scambia ancora con il compagno, palla in aria di testa, quindi vi affanno Buongiorno, sfera dalle parti di Braidish che scatta in posizione regolare. Attenzione a questa sortita granata, Tobaldo
Berardi, Praidish, ancora Praidish, ancora Torino, Rossetti, D'Alena, Valerio, ancora D'Alena, verticalizza la squadra di casa, Valerio, ancora il numero 8 Rossetti, la scodellata in aria, palla troppo lunga, la fa sua Yusufi. Ed ora l'Avellino. Avanza la formazione ospite, palla irraggiungibile per i biancoverdi. Nessuna difficoltà per il Torino. La difesa granata ha fatto buona guardia. Ed ora Rossi. Non riesce nel controllo Ferraro, numero 2 non è riuscito ad arpionare il pallone, regalando di fatto la rimessa laterale agli avversari. Ed è pronto per il Torino, numero 21, Ador Giuci, esce Berardi, la standing ovation per lui, autore di una doppietta. Il calcio di rigore, trasformato nel corso del primo tempo, ha sbloccato lo 0-0, poi al minuto numero 7 della ripresa di sinistro ha beffato Yusufi per il gol del 2-0, prima che Dammacco, ancora sul calcio di rigore, siglasse la terza rete. Ed esce dunque di scena uno dei protagonisti di questo match. Ancora Torino, ormai sono saltati gli schemi, D'Alena, Okada, in corso da Ferraro, riesce a crossare, Okada, la sfiora Yusufi, palla ancora viva, Giuci non riesce a controllare, ha perso l'attimo per calciare la rete, il neo entrato torinista. Rincorre il pallone a Aguiletta, indietro per Cucchietti, non vuole correre rischi il Torino, non vuole rianimare l'Avellino, non vuole riaprire il match. Ancora Torino, ecco il 19 Bortoletti, lo scambio con il compagno, appoggio per il numero 21 Giuci, vuole crearsi un'opportunità, poi alla fine ci ripensa e serve Okada, inesauribile il numero 2 Granata. Cross dalla destra, Tobaldo tocca il pallone, ma il pallone è uscito sul cross di Okada, che non è riuscito a calibrare al meglio la traiettoria. Ancora Avellino, 24esimo del secondo tempo. 24esimo. Indicazioni di Cioffi, non è certo soddisfatto, abbastanza contrariato l'allenatore dell'Avellino. Beh, in fondo la sua squadra è al cospetto, ripetiamo, di una delle compagini più prestigiose del settore giovanile calcistico italiano. Non a caso è la società il Torino che vanta il maggior numero di scudetti di categoria conquistati, ben 9, segue la Roma con 8 successi. E dicevamo che il Torino è stata una delle prime società italiane a dotarsi di un vero e proprio settore giovanile organizzato già a partire dagli anni 1930 e considerato tra i migliori in Italia. La conclusione intanto di Giuci, non lontana dal palo, ha sfiorato il gol del 4-0 la formazione del Torino. Diciamo che la formazione granata detiene il record di scudetti sia nell'albo d'oro
del campionato Primavera con 9 titoli, che include il campionato Berretti con 10 titoli, oltre al record di 7 vittorie in Coppa Italia Primavera, e quindi oltre a vantare anche 6 vittorie nel prestigioso torneo di Viareggio. 5 scudetti del campionato allievi nazionali e 2 scudetti del campionato giovanissimi nazionali, quindi c'è tanta roba. Ciò lascia rendere l'idea di chi si sta affrontando quest'oggi ad Ivrea. E i ragazzi, tra l'altro, che si formano nel Viveo Granato vengono soprannominati Balloon Boys, in onore di Adolfo Baloncieri, un giocatore simbolo che proprio in quegli anni concluse la carriera. E tanti calciatori, voglio dire, che sono usciti, tanti talenti usciti da Regionali del Torino. Intanto c'è ammonizione per Giuci. Facciamo alcuni nomi, per esempio abbiamo Groppi, Ceresel, Comotto, Cravero, Dossena, Garella, Lentini, Vieri, Zaccarelli, Rosato. Quindi una storia prestigiosa alle spalle. Torino, per ciò che riguarda la prima squadra che non vince il campionato italiano mai da 40 anni, dal 1976, c'è la Gigi Radice in panchina, la squadra di Castellini, di Pecci, di Zaccarelli, dei gemelli Pulici e Graziani, e quello del 1976 rimane il primo e unico scudetto conquistato dopo l'epopea del grande Torino, perito, come ricorderete, nella sciagura aerea di Superga del 4 maggio 1949. Ma ritorniamo al presente. Avanza l'Avellino, ormai c'è pure Accademia, siamo intorno alla mezz'ora della ripresa, il Torino è saldamente in vantaggio per 3-0. Il Torino lo scorso anno si è fermato alle semifinali, sconfitto dalla Juventus per 1-0, l'Avellino invece ha terminato all'ultimo posto la fase eliminatoria con soli 5 punti conquistati. Ancora Rossetti, Giuci, palla respinta, rimessa laterale, Avellinese, ancora Avellino, la misura dell'orgoglio avellinese, colto in controtempo Giuseppe Esposito, Bortoletti, il lancio di Bortoletti è in posizione irregolare, Giuci, può ripartire l'Avellino con capitan Gennaro Cozzolino, classe 1998, appoggio per Sgambati, fa circolare palla alla formazione campana e la speranza che si apra qualche buco tra le fila del Torino, ma la soglia d'attenzione dei ragazzi di Coppitelli resta alta e sarà molto molto complicato di qui alla fine scardinare la difesa locale. Ci prova Branchi senza successo, avanza la squadra granata ed è un girone che vedrà anche il derby Torino-Juventus. Rischia il giallo il numero 4 Branchi, letteralmente scaraventato al suolo Rossetti, non ha voluto infierire il direttore di gara nell'ammonire Branchi, tra l'altro ci pare già essere ammonito, ha rischiato l'espulsione, quanto stupida, risultato mai acquisito.
Vediamo, ci scusiamo con i telespettatori per qualche errore nella chiamata. Calcio di punizione per la formazione del Torino con D'Alena. Buongiorno. Bortoletti. Lo scambio con Giuci. Si è arrestata la corsa di Okada, ma il Torino riconquista subito palla. Ecco Rossetti nel cerchio di centrocampo. Riceve sfera sulla sinistra Valerio. L'allungo per Tobaldo, che gioca molto lontano dall'area di rigore. Ancora Tobaldo, che prova ad accentrarsi. Ecco D'Alena, altra conclusione murata. Palla rilanciata in avanti. Rincorre la sfera il numero 18, Giuseppe Esposito. Rimessa per Lavellino. Di testa la spizzata di Esposito, non riceve assistenza il numero 18. Palla rigettata in avanti dal Torino. C'è un fallo in zona d'attacco, calcio di punizione ad appannaggio della squadra campana. La scorrettezza commessa da Braidish. Ancora Avellino. Lo slalom di Russo, fermato Cozzolino. Altro offside segnalato ai danni di Giuci. Attenta anche la terna arbitrale, tutto sommato buona la direzione del signor Meleleo, appartenente alla sezione di Casarano. Calcio di punizione per l'Avellino. Fallo commesso dal numero 19 Bortoletti. Avanza la squadra di Cioffi. Appoggio per Cozzolino, il cross e Cucchietti devia in calcio d'angolo, si è assunto qualche rischio, poi il gioco era fermo, non riusciamo a capire perché l'azione è stata annullata, non si è capito la nostra postazione che cosa sia accaduto. C'era stata una circostanza, qualche leziosità da parte di Cucchietti. Braidish. Cozzolino accelera. Ha intercettato Auriletto. Okada. Si ferma Okada, rifiata. Appoggio per D'Alena. Lo scambio con Valerio. Torino che avanza prettamente sulla fascia sinistra. Ecco Giuci, ancora Valerio, Rossetti, Bortoletti, Okada di gran carriera, il destro, conclusione deviata in calcio d'angolo, ennesimo tiro dalla bandierina per la squadra di casa. 34esimo del secondo tempo, 3-0 per il Torino. Ha ricevuto una botta, una pallonata al ventre, in pieno ventre. Il secondo andiamo in grado, il numero 6 Rossi. Sulla conclusione violenta di Okada. Nulla di grave per Rossi, si è regolarmente rialzato. Tiro d'angolo per il Torino. La battuta, palla che attraversa l'area piccola, non c'è arrivato nessuno sulla conclusione dalla bandierina. Ecco Tobaldo che lotta, viene fermato da Branchi. Rimessa laterale granata. Il Torino staziona con una certa frequenza le parti di Yusufi, veramente la squadra biancoverde nel corso di questo secondo tempo si è resa pericolosa. Il cross di Valerio,
Altra azione pericolosa targata a Torino. Riparte Ferraro, maglia numero 2. Appoggio per Dragone. Ancora Ferraro. Sgambati. Giuseppe Esposito viene accerchiato e neutralizzato. Ancora Torino, è in posizione regolare Braidish, entra nella rigore Braidish, il destro, raso terra, innocuo, rilancio di Yusufi, ancora Avellino, prova sicuramente dignitosa quella degli uomini di Renato Cioffi, ecco Maio Russo, Rossi in aria, l'uscita di Cucchietti all'altezza del dischetto del calcio di rigore, a mettere tutti d'accordo. Ora Bortoletti, Occada, pallone intercettato, riparte nuovamente l'Avellino. La squadra biancoverde vuole provare ad accorciare le distanze ed a rendere meno amaro il punteggio. Branchi, Capocotundo, ha letto bene la traiettoria della sfera il numero 3 Valerio, avanza Giuci, altra palla intercettata stavolta da un calciatore avellinese. Ora Tobaldo, altra posizione di fuorigioco segnalata al numero 23 Braidish. Maglio Russo porta palla, alza la testa, alla fine serve Ferraro, pressato l'Avellino da Braidish, squadre che stanno iniziando ad accusare la stanchezza. Ed ora Rossi, Antonio Rossi. Ecco Cozzolino, il capitano. L'appoggio per vie centrali al numero 13 Capocotundo. Ancora palla per Capocotundo. Non prova nemmeno la conclusione. Il numero 13. Allontana Occada, ma sui piedi di un avversario. Ancora Avellino, si difende con ordine la squadra di casa, palla rilanciata da Buongiorno, è in posizione regolare il numero 8 Dragone, che riesce ad evitare che la sfera termini sul fondo. Ancora Avellino, il traversone in area di rigore granata, assoluto padrone dell'area Cucchietti, rilancio con le mani dell'estremo difensore granata Valerio, ecco il movimento di Braidish, ancora Braidish vuole avvicinarsi alla porta, gioco di gambe di Braidish, Tobaldo non riesce nella serpentina, ha creato scompiglio in area di rigore Braidish, altro fallo, rischia il giallo Giuseppe Esposito, le scuse del calciatore avellinese all'indirizzo dell'avversario, trattasi del numero 10 D'Alena che si rialza claudicante, ci si avvia ormai al match, alla fine del match, 40esimo del secondo tempo, Torino 3 Avellino 0, sta per andare in archivio la prima giornata del campionato Team Primavera, trofeo Giacinto Facchetti. Ricordiamo che siamo allo stadio Pistoni di Ivrea, riparte il Torino, ultimi scampoli di match, poi tutti sotto la doccia
Ecco Rossetti, avanza Rossetti, ci prova dalla media distanza, palla ben oltre la trasversale, si resta sul 3-0 per la squadra di casa. Mario Russo, sgambettato, calcio di punizione per l'Avellino, netto il fallo dell'avversario. Ancora le scuse di Braidish, Fabio, Dario Braidish. Il rilancio dell'Avellino. Si continua a giocare, tutto regolare per il direttore di gara. Anticipo pulito di Buongiorno sull'avversario. Ancora Tobaldo. Ecco Braidish che porta palla. Sistema la retroguardia Avellino. Braidish, l'appoggio per Tobaldo sulla sinistra. Il cross di Tobaldo. Palla cacciata fuori dall'area di rigore. Calciatore dell'Avellino che lancia in pratica se stesso. C'è un po' di campo. L'anticipo di Bortoletti. Le squadre ormai appaiono stanche, esauste. Si attende solo il triplice fischio dell'arbitro. Ancora il Torino con Tobaldo. Si ferma Tobaldo. Valerio. Braidish. C'è l'interdizione di Capocotundo ad arrestarne l'iniziativa. Con tutta calma Alessandro Buongiorno all'indietro per Cucchietti. Accademia Granata. Valerio. Braidish. Avanza ancora Braidish per gli spazi che fatalmente si creano. Tobaldo, Olcada, Bortoletti, ancora Bortoletti dalla distanza, impegna ancora Yusufi, attento l'estremo difensore biancoverde, sul primo palo è intervenuto e ha deviato in corner la botta da una lunga distanza. È terminato il match, c'è stato il triplice fischio del direttore di gara, non c'è stato tempo per battere il calcio d'angolo, dunque termina qui la partita Torino-Avellino, un match che vede la formazione di casa prevalere sui campani per 3-0.